Cari amici, ciao, io sono Paul Baccaglini. Sfortunatamente ho deciso di fare questo video il 25 di agosto e ci sono 42 gradi in questa stanza microscopica. Non fate caso al sudore che esce. Vi voglio parlare del mio primo romanzo, che è questo. Si chiama Non pensare, non credere. Chiaramente questo non è veramente il mio romanzo, ma mi sembrava una figata avere un libro da alzare. Ho Non credere. scritto la struttura è totale, ho scritto delle parti e piano piano scriverò i capitoli definitivi che intendo pubblicare in questa miriade di link che sono intorno alla mia testa. Magari ne apparirà uno ora qua sotto, chi lo sa. Nasce da un sogno che ho avuto, è un sogno vero e proprio. Io ho vissuto questa storia da protagonista, diciamo che ero il protagonista di una serie di tradimenti che avvenivano nella mia Mi famiglia. piace. Mi piacerebbe incuriosirvi su questa storia e se poi riesco nel mio intento potrete scaricare assolutamente gratuitamente, visto che c'è la crisi in questo periodo, i nuovi capitoli e alla fine avrete una storia sensazionale da leggere che Salvador Sal, per gli amici, Willy è un ragazzo di 17 anni che vive in una città squalidissima. Ha 17 anni, come vi dicevo, e quindi è un adolescente annoiato, un po' incazzato. Padre è Un po' un uomo che vive una vita che in teoria non avrebbe voluto vivere, nel senso che è un operaio per la Kellogg's. Avrebbe voluto fare l'ingegnere aerospaziale, ma non ci è riuscito. Perché? Perché è nato appunto suo figlio Sal. Sua madre, la bella, diciamo, la figa di questa piccola città, ha tentato anche una vita, una carriera cinematografica, non è riuscita, e quindi Sal inevitabilmente vive le frustrazioni dei suoi genitori. Ha un migliore amico, Sal, si chiama Julian Raven, e con lui ne combina di tutti i colori, si presenta a scuola armato con la pistola di suo padre. Dà fuoco alla macchina del suo professore e per questo finirà anche in carcere. Insomma, è un ragazzo Proprio difficile. La l'accidente. notte del compleanno del suo amico Julian usciranno per festeggiare, per divertirsi e faranno un incidente. Questo incidente cambierà per sempre la loro vita e cambierà in particolar modo la testa, il cervello di Sal, il suo modo di percepire. In Tutto questo mondo. incidente Sal è diventato inconsapevolmente un soldato di una guerra sporca, subdola, che si combatte ai piani altissimi, talmente alti che sono di fronte a tutti noi, ma al tempo stesso Attenzione. invisibili. Sal sarà costretto a scollegare il suo cervello, a non pensare e a non credere. E nei prossimi giorni poi troverete i vari capitoli che spero vi piacciono. Ah, volevo aggiungere, siete liberi, essendo un work in progress, di darmi dei suggerimenti, dei commenti. Sarò contento di leggere, sarò contento di rispondere a questi vostri commenti e magari anche di realizzare un altro film. Grazie per questi minuti che mi avete dedicato, è sempre un piacere vedervi e ci sentiamo presto su questi canali. Ciao!